Ecco come sviluppare in sole 15 righe questa traccia. L'adolescenza è un periodo caratterizzato da profonde sfide e cambiamenti. E in questi cambiamenti gli adolescenti devono affrontare pressioni sociali, accademiche e personali che possono mettere a dura prova il proprio benessere emotivo. Pertanto è fondamentale a scuola progettare delle strategie che aiutino gli adolescenti a gestire lo stress, soprattutto a sviluppare autostima e a fronteggiare le situazioni difficoltose in modo sano. L'approccio integrato che andiamo a proporre si basa su tre colonne portanti, ovvero educazione emotiva, supporto sociale e pratiche del benessere. Attraverso l'educazione emotiva gli adolescenti imparano ad identificare le proprie e altrui emozioni, ma soprattutto a saperle utilizzare. Il contesto sociale implica un contesto di classe altamente inclusivo e solidale, in cui gli studenti, tutti gli studenti, si sentono accettati e supportati da compagni e insegnanti. Infine, le pratiche del benessere includono delle attività volte a promuovere uno stile di vita sano, come un'attività di rilassamento o di meditazione. Queste pratiche favoriscono la resilienza tra gli adolescenti e un equilibrio emotivo.